verso Natale con le parole, le riflessioni del cardinale Diodonné Nzapalainga, ormai ho imparato bene questo nome, arcivescovo di Bangui, un testimone della pace, riconosciuto tale in ogni parte del mondo. Pensate che lui è fautore della pace, come l'ha definito Andrea Riccardi nella prefazione al libro che ci sta accompagnando e che è La mia lotta per la pace. L'ha definito un profeta per la pace a mani nude. Un profeta per la pace a mani nude. Lui sta lavorando per costruire la pace, sta lavorando a mani nude, mettendo insieme soprattutto non solo la sua fede, ma anche la fede di altri credenti, come non solo cristiani, quindi protestanti, ma anche i musulmani, che sono molto presenti nella Repubblica Centrafricana. E una caratteristica che può unire e che senz'altro unisce, poiché ci sono tante testimonianze in questo senso e non solo quella dell'arcivescovo di Bangui, una testimonianza che può unire, una via che senz'altro porta alla pace, sapete qual è? Il servizio all'uomo e all'uomo povero soprattutto. Cioè servire i poveri crea non solo in coloro che servono, crea atteggiamenti e stili di vita di pace. Servire i poveri crea anche pace appunto nei poveri. Nella vita ci sono poveri pacifici, poveri miti e molte volte troviamo giustamente, lasciatemelo dire, poveri arrabbiati, inquietati, alcuni anche così pieni di odio, ma non perché sono cattivi, ma perché è la vita che li porta a questi. Ebbene, l'atteggiamento di servizio, l'atteggiamento di accoglienza, l'atteggiamento di amore verso queste persone tramuta, cambia i loro sentimenti di odio in pace. E questa è la via ed è l'atmosfera vera. L'atmosfera intendo dire appunto come respiro, è il respiro vero dell'incarnazione, del principe della pace che si è incarnato, del principe della pace che è appunto per noi Cristo, nostra pace. Allora andiamo verso il Natale, nonostante i rumori di guerra che continuiamo ancora a sentire, nonostante le ingiustizie, andiamo con speranza, perché la pace vincerà, ma vincerà solo e soltanto se nasce anzitutto nei cuori della gente, tra virgolette, comune, semplice, nei cuori della gente che ama vivere in pace, nel rispetto e che ama costruire e diffondere attorno a sé semi di pace. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.